adesso non mi rendo tutto più difficile. Perché non stiamo facendo niente di male? Ma come? Tu qui ora non è male. Ah sì, e a casa mia invece no. Noi ci amiamo. Io non ho mai parlato d'amore con te. Ah no? Mai. Allora cos'è questo cuore che batte quando facciamo l'amore? Comunque, io ero venuto per queste. Ti aspetto. Le chiavi ora ce l'hai. Guardi, mi attenda un attimo nel mio ufficio a destra, arrivo subito. Non mi hai cercata. Lo sapevi, davvero? Sono venuta per dirti che parto per qualche giorno. Con tuo marito? Volevo avvisarti, ecco. Perché ci vai? Devo. Ma che cosa provi per lui? Niente. Signora Luisi, che la delegazione è già arrivata. L'odio. Un attimo. L'odio. Ancora parte. Domani col treno per Milano alle 10:35. Verrai alla stazione. Anche un attimo solo per vederti, ma verrò, sì, verrò. Verrai. Sì. Signora Luisi. Io pensavo che la delegazione è nell'ufficio del direttore. Presente. Sì, eccomi. Un attimo. Va bene. Arrivo. Allora ci vediamo domani, va bene? A domani. No, Silvia, no. Vado da solo. Ma non appena ho telefonato dall'ufficio, ci saranno riunioni della direzione generale che dureranno tutta la notte, figurati. Che ti lascia a Milano solo per 4 giorni? Guarda che sono pronta, Mi fa piacere davvero venire. Anche se è da fare, non importa. Allora vieni. Sai che forse hai ragione. Potrei confermare l'appuntamento dal medico. Oh! L'avevo disdetto perché pensavo di partire. Certo, però non è che insisti molto, Cos'hai da fare in questi 4 giorni? Buongiorno. Buongiorno, potrei parlare con signora Luisi, per favore? Come non c'è? È sicura? Va bene, grazie. È andata alla stazione.
sei tu. Certo, ho immaginato che fossi tu, Alberto. Io sono uscita di casa, tu dove sei? Ah, devi salire sul treno? Quello per Milano? Sure, I will tell him. Yeah, definitely. Yeah, leave me a message. Yeah, you can call me back. Otherwise, do you want me to tell him? Yeah, scusi. Do you want to call back? Definitely, yeah. Okay, he already knows about it. Don't worry. Yeah, everything is going to be okay. Bye now. It's signora Luisi, per favore. Posso? Mi dispiace, non c'è. Sei sicura? Se non rispondi, evidentemente non c'è. Va bene, grazie. Signora, l'uscita è da questa parte. Signora, signora, l'uscita da questa parte, ma dove va? Ha capito o no che l'uscita è dall'altra parte? Allora, è finito? Mamma, come si chiama questa foglia? Non lo so, amore, cerca te. Ci sono le pagine dove ci sono le foglie. Dai. Pronto? Pronto? Allora? Hai cercato? Eccola, questa è la pagina. Pronto? Sì? No, mio marito non c'è. Ha chiamato lei poco fa? Va bene, sì, grazie. Mamma, mi aiuti? Sì, sì, amore, hai ragione. Adesso la mamma si mette qui con te e cerchiamo questa bella foglia. Qual è secondo te? Questa. Messaggi brevi, siete tanti. Ciao, grazie. Storto. La nonna? Allora. C'è la donna che ha avuto la scarlattina. Oh, non mi sembrava il caso di lasciare lei lì. Ma no, certo, certo. Mi raccomando, poca televisione. Sì, 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 stai tranquilla. Ciao, mamma, amore. Quando mi viene a prendere? Amore, domani torna anche papà e la mamma ti viene a prendere. Ciao. Ti fermi? No, devo andare. Ti faccio qualcosa da mangiare. Non ho voglia, mamma, veramente. Che hai? Niente, mamma, la smetti di guardarmi così. Ciao, piccolina, ciao. Ciao mamma, grazie. Ciao, ciao. Nonna, visto che mamma se n'è andata, sì, me la fai vedere la TV? Subito.
Risponde al 35 22 50. Messaggi brevi, siete tanti. Ciao, grazie. Sì, sì, sono papà. Ho chiamato io un muratore per riparare il bagno. Viene martedì pomeriggio. Fatti trovare a casa. E chiama la mamma. Ciao, sono io, Imela. Vuoi un messaggio breve? Sei una merda. Ma che ci fai qui? Non è ripartita. Stronzo, perché tieni il... Dove sei stato? Dove sei? Io chiamami. Pensavo tu fossi a Milano. Bacio. Ma non eri a Milano, scusa. Pensavo che... Dove sei stato? Ma quando sei tornata? Erano 4 giorni. Dovevano essere i nostri giorni. Scusa, Silvia, non capisco. Tu... Dove sei stato? Calmati. Con chi sei stato? Silvia, ma... Chi ti prende? Tu... Lasciami stare, sai. Ma stai male? Che c'è? Non sto male. Allora? Sono dovuto andare fuori per lavoro. Tu non c'eri. Sapevo che eri a Milano. Non sono andata a Milano. Non ci sono più andata. Lasciami stare, non mi toccare. Non sono più andata a Milano. La signora non è una signora. È una puttana che scopa con un estraneo che scopa con chi? Certo che quando ti arrabbi, non ti conoscevo sotto questo lato. Diventi proprio tremenda. Ecco. Non pensavo che tu fossi gelosa. Però non sai uccidere. Ti amo. Come? Non ho sentito. Ti amo. Quanto tempo ci abbiamo messo per dire questo ti amo? Sono perduta. Che c'è? Voglio una notte lunga.